fatta così, un po' per caso e un po' per, io dico sempre per scherzare, per sopravvivenza, no? Perché tutti quanti magari si approcciano alla cucina in maniera, cioè, grazie al genitore che magari ha la passione, grazie alla madre che ha magari un ristorante. Io invece no, mia madre e mio padre in cucina sono totalmente negati e niente, è nata così per caso. Un giorno ero piccolino, avevo 12 anni, 13 anni, e ho iniziato a guardare dei programmi di cucina e mi sono appassionato. Allora la sera a casa, quando mio padre veniva a casa, mia madre veniva a casa, preparavo da mangiare per loro. Ho trovato un ristorante che credeva in me, che credeva nelle mie potenzialità e che credeva nella mia cucina. Il cuoco è improvvisazione, passione, pazzia e poi ci vuole, sicuramente ci vuole del buon senso e ci vuole anche della disciplina. Qui sono i sardoncelli marinati con succo di limone, sale grosso, zenzero fritato e una briciola di pepe. Ci vuole anche un po' di furbizia, perché in questo lavoro bisogna cercare sempre, fondamentalmente, uno deve far da mangiare e deve far mangiare non solo per se stesso, ma deve far mangiare per un pubblico. Quindi bisogna avere anche un minimo di furbizia nel cercare di proporre sempre quello che può piacere al cliente. Per il prodotto è importantissimo, la terra soprattutto è importante. Io arrivo da miei nonni che praticamente sono marchigiani e la terra è una cosa che mi dà proprio soddisfazione. Sotto c'è delle briciole di pane e le pettole con il formaggio e il prezzemolo. Penso che tutto il mondo ci possa invidiare i nostri prodotti, non esiste posto al mondo dove c'hanno i nostri prodotti, ne abbiamo miliardi e miliardi tutti di qualità. Anche per questo Spirito Contadino ci crede molto in questa cosa qui, e dà ad ogni ristoratore, ad ogni consumatore un prodotto eccezionale, un prodotto semilavorato, perfetto e pronto subito da poter utilizzare e con dei profumi e dei sapori allucinanti, ti ricordano proprio la terra e la passione di chi fa questo mestiere. Qui sono fiori di zucca, guarda come sono belli. Li andiamo a tagliare facendo attenzione che non si rompano. Andiamo dentro, prendiamo uno, sono già belli aperti, quindi bastano farcirli all'interno. Il mio più grande sogno in assoluto è fare questo mestiere e farlo per le persone e avere l'approvazione delle persone, perché non ho bisogno di tante lodi, a me piace far bene il mio mestiere e che la gente sia contenta di quello che io faccio e mi dia soddisfazione. Borragine, queste sono in foglie, quindi bisogna cercare di andare a prendere le foglie. Facciamo vedere anche così. Spirito contadino penso che abbia il mio spirito, no? Sono pazzi come me, sono appassionati della materia prima e ci credono in quello che fanno, ci credono nel prodotto, ci credono nella terra, ci credono nelle ambizioni di cercare di dare sempre il meglio in ogni circostanza. Quindi questo mi dà ancora più forza quando penso dei piatti, uso il spirito contadino per eseguire i miei piatti, mi dà la grinta che hanno trasportato loro nel loro prodotto, nella loro terra, nella loro passione nel cercare di ottenere un prodotto migliore.